ragazzi, benvenuti in Cucina col Pazzo. Oggi con la Rita che si fa? Lo dico io che è meglio. Tagliatelle di farro con pesto alla genovese, cotto, pomodorino secco e fave fresche. Va bene, Rita? Va benissimo. Siamo la coppia più bella del mondo e ci dispiace per gli altri che sono tristi, che sono tristi perché non sanno più cos'è l'amore, il vero amore. Cosa vado a fare la nostra pasta al farro? Prendo una bacinella, ci vado a mettere la nostra farina di farro e prendo una forchetta. Mamma, ci metti un pizzichino di sale, per favore? Sì. A me non te cambiare plan. E piano piano, grazie, prendo la fratella e ci andiamo a mettere un pochino d'acqua e andiamo a impastare. Mettici un goccino d'acqua, Rita. Così? Sì, mettere piano piano. E andiamo a formare un impasto. In questa pasta non usiamo l'uovo. Ecco, Rita, vedi, l'impasto è pronto. Sì. No? Adesso lo lasciamo riposare qualche minuto per farlo rassodare. Andiamo a fare il pesto, no? Allora, ho lavato il basilico e l'ho messo qui nel contenitore. Ci andiamo ad aggiungere l'aglio. Rita, un goccino d'olio. Ci vado a mettere qualche pinolo. Aggiungere qualche pinolo, mamma, un pochino di pecorino per favore, qualche pinolino là. Pecorino, se avete il mortaio potete fare ovviamente col mortaio, io non ce l'ho e lo faccio con questo frullatore e andiamo a frullare. Andiamo ad aggiungere un pochino d'olio e formaggio, insomma lo sentite voi di gusto. Vai. Allora, ora ho preso la fetta di cotto, l'ho rosolata un po' in padella con l'olio. Con l'olio e ora la faccio a pezzettini. Ora nel pestino che abbiamo fatto prima ci si aggiungono anche dei pomodorini secchi e il nostro cotto. E il cotto. Adesso andiamo a formare le nostre tagliatelle. Andiamo a spianare le nostre tagliatelle, noi le facciamo a macchinetta per velocizzare i tempi, prima passiamo sul pari e poi andiamo a formare le nostre tagliatelline. Ora si mettono le tagliatelle a cuocere. Intanto abbiamo preso un goccino d'acqua di cottura e l'abbiamo messa nel nostro sughino che lo facciamo scaldare. Allora sono pronti e si vanno a saltare nel sughino. Ecco a voi le tagliatelle al farro col pesto, pomodorini secchi e cotto, pazzo e mangiato!